Il giornale Il giornale di Vivicentro Network. Bentrovati e benvenuti al punto sulle notizie realizzato da Vivicentro Network, direttore Mario Vollono. Amici, continua il nostro viaggio all'interno dell'Arma dei Carabinieri. Oggi ci troviamo in Toscana, in un'oasi naturale meravigliosa, in compagnia del comandante. Allora, che cosa succede oggi? Cosa faremo? Buongiorno, sono Giovanni Quilghini, colonnello comandante del reparto Carabinieri Biodiversità di Follonica. Siamo all'interno di un'area protetta in cui c'è un allevamento, tra l'altro, del cavallo di razza maremmana, perché noi la nostra funzione è la conservazione della biodiversità, in questo caso la biodiversità animale. Utilizziamo anche il cavallo per l'attività di controllo di servizio d'istituto all'interno della riserva naturale. Quindi dovrei venire con voi a cavallo oggi? Ma io pensavo che lo avesse capito, però manca soltanto un'ultima cosa: in questo caso il nostro stemma lo deve portare. Prego. Posso? Faccia, è un onore. Ecco qua. Grazie. Benissimo. Bene, allora i cavalli sono di là. Amici, inizia la nostra cavalcata. Colonnello, complimenti, avete degli animali meravigliosi. Certo, il segreto è che nascono e vivono in una riserva naturale. Qui tutto qua, da tutto quando qua. Sono piccini. Dalla creazione dei gruppi di monta, alle nascite dei puledri, alla selezione, al successivo addestramento, fino ad arrivare al cavallo pronto per il servizio di campagna. Spirit. Ecco, lui è Spirit, è un cavallo che ha fatto tante attività di servizio, di rappresentanza, ed è il compagno ideale perché conosce bene la riserva. Oh, bellissimo, bellissimo. Non vedo l'ora, cosa ci manca allora? La sella? Ci mancano, sì, bardature e finimenti che andiamo a scegliere. Di qua? Per di qua. Andiamo. Ah beh, questa è bellissima, eh. Ma questa qua sembra quella proprio classica del buttero. Questa è infatti una scafarda. Ah, e questa qua è quella dei cowboy. La storica. Prendo questa io allora. No, noi andiamo in pattuglia, dobbiamo andare con una sella di servizio di derivazione inglese. Per cui la scegliamo tra le altre. Vabbè, di qua. Di qua. Dove ci troviamo qua? Allora, qua siamo proprio al confine con la nostra riserva. Da questa zona i cacciatori possono entrare dentro e sparare in direzione della riserva per prendere in modo illecito cacciagioni. Ma quindi stamattina gli spari che abbiamo sentito potrebbero arrivare da cacciatori, esatto, furbi che adesso sono nascosti, esatto, qua. Esatto. Andiamo a vedere se li troviamo. Certo, ok, partiamo. Con l'aiuto dei cavalli riusciamo ad addentrarci più facilmente nell'insidiosa foresta per cercare i bracconieri. Adesso qua siamo alla ricerca di trappole nascoste nel sottobosco, perché come vi dicevamo la zona è vicino al confine, quindi i bracconieri arrivano e nascondono nel sottobosco le trappole per catturare gli animali, oppure lanciano del mangime in modo che magari i cinghiali arrivino e loro possano sparargli. Quindi siamo un po' più attenti, andiamo un po' più piano nella parte bassa del bosco, ok? Ecco, guardate qua a terra, ci sono altre tre cartucce. Senta, adesso invece cambiamo, c'è cioè un'attività cinofila. Questa attività consiste nella salvaguardia degli animali selvatici attraverso il contrasto all'utilizzo dei bocconi avvelenati. Molti bracconieri, oltre alle armi, utilizzano dei bocconi avvelenati per catturare le loro prede. Questi cani sono stati addestrati per scovare le trappole, garantendo un maggiore controllo nella riserva naturale. È arrivata una segnalazione che parla di un bivacco in una zona dove potrebbero esserci delle persone che operano non correttamente. Saliamo in macchina cercando di raggiungerli più in fretta possibile. Una volta sul posto, un carabiniere ci spiega brevemente come operare e partiamo subito all'inseguimento senza far rumore e utilizzando la foresta come nostra alleata. Purtroppo quando arriviamo le persone che stavamo cercando si erano spostate sull'altro crinale. Mentre saliamo verso la cima arriva una di quelle bombe d'acqua pazzesche. Ma nonostante le difficoltà, finalmente dopo una lunga e difficile ricerca troviamo il loro nascondiglio.
una tenda ben nascosta nella boscaglia, guardate. All'interno i carabinieri, oltre a oggetti, abbigliamento, scarpe, eccetera, trovano una borsa e all'interno un ingente quantitativo di marijuana. Come ci segnalavano i carabinieri, queste oasi naturali meravigliose spesso e volentieri vengono utilizzate dagli spacciatori per nascondersi nella macchia, nascondere luoghi nei quali poi possono detenere la droga e portarla giù verso il mare, nelle zone turistiche, e venderla. Allora amici, si è conclusa proprio pochi istanti fa la nostra giornata, colonnello, abbiamo visto veramente di tutti i colori. Oggi una giornata impegnativa. Chi l'avrebbe mai detto, insomma, seguire le tracce dei cacciatori, poi trovare addirittura la droga nei boschi, insomma, per un pelo prendevamo anche gli spacciatori. Ci è mancato veramente poco. E poi abbiamo concluso con il lavoro straordinario dei cani antiveleno, che non avevo mai visto. Eccellenza di queste parti. Bravissimi, bravissimi, siete veramente straordinari. Ma una domanda sorge spontanea, ma come è andato Staffelli? Staffelli ci ha fatto capire l'importanza e la professionalità nella comunicazione. Il nostro lavoro non sarebbe completo se non riuscissimo a portare al grande pubblico questa esperienza, e per questo lo ringraziamo. Grazie a voi, perché siete degli uomini straordinari. Dietro la divisa spesso noi abbiamo trovato grandi persone. E grazie. Come concludiamo? Come al solito. Viva l'arma dei carabinieri. Alla prossima. L'appuntamento è alla prossima pubblicazione del Carabiniere. Vi aspetto, restate sintonizzati. Ciao! Termina così il nostro momento di informazione. Chi volesse approfondire le news ascoltate può trovarle con tutte le altre news più interessanti del giorno sul nostro network vivicentro.it e nelle nostre edizioni regionali e sportive.